Allora, il progetto è un progetto, la creatività è stata gestita da Ortica Noodles, un collettivo di street art di Milano che si occupa appunto di wall painting. È un progetto fatto realizzato in collaborazione con l'ospedale Poma di Mantova e l'Istituto d'Arte di Mantova. È un progetto molto ambizioso che prevede la realizzazione di questo wall painting grande lungo 70 metri, e la realizzazione è stata data in mano proprio ai ragazzi, alle quinte dell'Istituto d'Arte di Mantova. Prevede praticamente appunto la realizzazione dei ritratti degli ultimi 4 premi Nobel della medicina italiani, che sono, a partire da destra, Rita Levi Montalcini, Capecchi, Dulbecco e Salvador Luria. Tutta la realizzazione è fatta attraverso la tecnica dello stencil, che sono queste mascherine che sono state tagliate a mano appunto dai ragazzi nei giorni precedenti di venire qua al muro, e abbiamo impiegato 2 giorni per tagliare qualcosa come 140 metri di pellicole lineari. È tutto realizzato su 3 livelli, praticamente ci sono i marroni che sono l'incarnato, i neri che sono il disegno e i bianchi che sono le luci. Allora, il lavoro è stato interamente realizzato con la tecnica dello stencil. Sì. E praticamente abbiamo fatto questo disegno, l'abbiamo riprodotto in grande, dopodiché è stato scomposto in tante singole, diciamo, pellicole della misura di 2 metri per 1,20 m e vengono riunite al muro tramite dei crocini di registro, che sono quei quadratini che si vedono più, insomma, intorno alle pellicole che stanno lavorando ora. Questo ci permette di lavorare come se fosse esattamente un puzzle, che una volta che è scomposto riusciamo a capire dove vanno riposizionati. I materiali sono dei materiali plastici, dei PVC e degli acetati, e gli spray sono dei colori acrilici destinati apposta per l'uso del writing e per dipingere sulle pareti esterne, di modo che anche nel tempo, insomma, sono garantiti per un certo periodo. Come il materiale, questi sono dei PVC, degli acetati. Quante bombole? Le bombole alla fine ci sono voluti 80, 90 spray, di cui 50 marroni, 30 neri e 10 bianchi. Abbiamo usato poi 5 litri di blu, 4 litri di giallo e più o meno questo.